Benvenuti nella cucina di casa mia per una nuova ricetta, per un nuovo appuntamento con Musica in Cucina. Da questa volta Musica in Cucina perché metteremo anche un sottofondo musicale ad hoc. Quindi la prima canzone che mi sento di consigliare svolgendo questa ricetta è Hold the Line dei Toto, anni 80, siamo negli anni 80. Mentre parte la musica vi spiego cosa andiamo a fare quest'oggi. La ricetta è un primo piatto molto prelibato, di stagione, che può essere un buon primo piatto per il vostro pranzo pasquale. Visto che siamo a casa, ci diamo da fare un pochettino. Ed è semplicemente un risotto, un riso carnaroli mantecato con gli asparagi e la crescenza. Adesso vi spiego bene come andremo a svolgere questa ricetta. Intanto, il riso, eccolo qua. Riso carnaroli si può utilizzare, molto spesso io utilizzo un riso delle nostre zone, perché il carnaroli è un incrocio che è stato creato alla fine degli anni 50 e viene prodotto prevalentemente tra le province di Novara e Pavia. Nelle nostre zone, che sono ricche di risaie ovviamente, abbiamo una prelibatezza, un riso che è diventato una DOP, quindi una denominazione d'origine protetta dal 2007, ed è il riso di Baraggia, quindi della parte nord, diciamo, delle pianure vercellesi, quindi tra Vercelli e Biella, questa è la zona, la fascia che appunto arriva fino a Gattinara, fino a Lenta per intenderci, che è un riso veramente di qualità superiore. Quest'oggi avevo in casa il carnaroli, utilizzerò il carnaroli che è altrettanto valido per fare questo tipo di ricetta. Allora, risotto mantecato, quindi mantecatura del riso, vi spiegherò un po' di trucchi, un po' di segreti, ce ne sono almeno 6 o 7, per avere una cottura ottimale del nostro risotto. Intanto parliamo degli ingredienti, le dosi sono per 4 persone, 320 g di riso carnaroli, come vi ho detto. Poi abbiamo la crescenza, ne utilizzerò 80 grammi, il parmigiano reggiano grattugiato 50 grammi che andrò a utilizzare alla fine, una mezza cipolla tritata finemente, una brunoise piccola di cipolla, mezzo bicchiere di vino bianco e gli asparagi. Gli asparagi li ho fatti lessare, anzi li ho fatti cuocere a vapore, questi erano prima e questi sono dopo. Circa 300 g di asparagi. Cosa faccio? Faccio cuocere a vapore gli asparagi, quando sono ancora croccanti li taglio a pezzettini e risparmio le punte che mi servono poi per mettere alla fine della cottura del riso. Un'altra piccola parte degli asparagi, la parte del gambo finale, dopo averla pulita e pelata con un pelapatate, le ho inserite nel brodo che sta bollendo, che è un brodo vegetale che dopo vi faccio vedere. Altri accorgimenti, ecco, con una parte del gambo degli asparagi ho preparato un'emulsione che mi servirà per decorare. È un'emulsione fatta con asparagi e olio extravergine d'oliva, semplicemente un pizzico di sale e basta. Per decorare del timo, del parmigiano con cui ho fatto una sorta di croccante per dare croccantezza al piatto, una sorta di cialda. E per finire, per dargli l'acidità al piatto, io utilizzerò la buccia di un lime, ok? Questo poi lo vedremo nel corso della ricetta. A dopo! Eccoci! Abbiamo elencato gli ingredienti, la canzone che adesso andiamo ad ascoltare, intanto che cuciniamo, è un'altra canzone degli anni 80 a cui sono particolarmente legato, Sting, Englishman in New York, anche per ricordarci quella bellissima città di New York, sperando che tutto torni alla normalità. Attenzione, inquadriamo il brodo, questo è il fondo vegetale, in cucina da noi si chiama fondo in realtà, nelle cucine a casa si chiama brodo, è un fondo vegetale a cui ho aggiunto anche alcune parti finali degli asparagi che ho utilizzato per la cottura, quindi ci sono sedano, carota, cipolla, del basilico, della salvia, della zucchine e degli asparagi. Siamo partiti senza salare l'acqua di cottura, dopodiché, una volta preso il bollo, assaggiamo e regoliamo di sale con qualche granello di pepe, anche, oltre al sale. Quando il gusto è ottimale, siamo pronti per far partire il nostro riso. Quindi partiamo con l'esecuzione. Una noce di burro e facciamo tostare il riso. Allora, primo step, primo trucchetto. Oggi come oggi molti chef preferiscono tostare il riso al secco, quindi senza un grasso, senza olio, senza burro, ok? Noi lo facciamo con la maniera tradizionale, bisogna però fare attenzione perché la cipolla deve soltanto diventare traslucida, quindi appena trasparente. Se andiamo oltre, una volta che tostiamo il riso,
Nel frattempo che tosta il riso, la cipolla diventa nera e quindi è un errore madonnale. Se invece non facciamo tostare prima la cipolla, se non facciamo crogiolare un attimo la cipolla, rischia che il nostro riso poi sappia di cipolla una volta terminata la cottura. Sono tutti trucchetti che vanno poi bilanciati in fase di svolgimento. Aggiungo il soffritto di cipolla al mio burro che sta cuocendo, che sta sciogliendosi. Un altro accorgimento è questo: il burro è un grasso di origine animale, l'olio è un grasso di origine vegetale. Siccome noi andiamo a mantecare, termine che deriva dallo spagnolo manteca, che vuol dire burro, appunto. Burro in spagnolo è un'altra cosa, non è burro, ok? Bisogna, secondo il mio avviso, utilizzare sempre lo stesso tipo di grasso. Quindi utilizziamo un grasso di origine animale, continuiamo anche con la mantecazione, con la mantecatura, con un grasso di origine animale. Sta facendo il suo lavoro la mia cipolla, che pian piano comincia a soffriggere, e tra un attimo inserirò il riso. Deve tostare circa un minuto. La tostatura è un altro passaggio fondamentale. Con la tostatura il riso, cosa succede? Si caramellizzano gli amidi in superficie del chicco di riso. Caramellizzando gli amidi sulla superficie otteniamo una pellicola, una sorta di pellicola, quasi come fosse la pellicola di questo sacchetto. E quindi in cottura questa pellicola renderà il chicco di riso meno permeabile, quindi un po' più impermeabile al liquido di cottura. Questo sarà importante per la buona riuscita del piatto, perché il riso, che riesce a mantenere comunque la sua integrità all'interno, quindi una struttura esterna molto ben ancorata, diciamo, assorbe meno liquidi e ovviamente scuocerà anche di meno. Quindi secondo passaggio fondamentale, la tostatura del riso. Attenzione, qui abbiamo subito il terzo passaggio fondamentale. Uno dice: come faccio a sapere quando il riso è tostato? Innanzitutto bisogna sentirlo col dorso della mano se è caldo, ok? Deve essere caldo. E soprattutto si sente al naso, si sente quell'odore di tostato. Non dico come il caffè, però si sente che c'è un principio di tostatura, si sente proprio l'odore della tostatura, ok? A questo punto abbiamo tostato il riso e procediamo col terzo step, il terzo trucchetto. Il terzo step è l'inizio della vera e propria cottura per espansione, quindi sfumiamo col vino bianco. Una volta che sfumiamo col vino bianco, dobbiamo far evaporare completamente il vino bianco. Il riso deve cominciare a appiccicarsi prima di bagnarlo col brodo. Se non evapora completamente il vino bianco, la nostra preparazione alla fine saprà di alcol. Quindi è un altro step molto importante. Io intanto sfumo con il vino bianco. Il riso sta cuocendo, canzone nuova. Stavolta andiamo in Italia. Canzone, appunto, del grande Lucio Dalla. Dicevo, il riso sta iniziando a cuocere, perché abbiamo finito con la sfumarlo col vino bianco e abbiamo iniziato con il fondo vegetale. Io utilizzo una paletta forata, quella che ho in casa è questa, quindi mi adeguo con quello che ho. Perché è importante, questo è un altro trucchetto che vi insegno, perché è importante utilizzare una paletta forata anziché un cucchiaio di legno, che non si usa neanche più tra l'altro? Perché la paletta forata, facendo questo movimento avanti e indietro, permette al liquido e agli amidi comunque di circolare e di montare piano piano, creando quella cremosità che dovrebbe avere alla fine il nostro riso. Iniziamo questa cottura. La cottura del riso in toto dovrebbe essere intorno ai 15 minuti. Io ovviamente lo vedo e lo assaggio prima, in modo che sono sicuro di questo procedimento. Comunque 15 minuti in tutto la cottura del riso Carnaroli, con in più un minuto di riposo dopo la mantecatura. A metà cottura inseriremo i pezzettini di asparago tagliati. Hanno già una cottura croccante, quindi inseriamo metà cottura per dare la cottura al riso, per cuocere insieme al riso, per dare un po' di sapore, anche se il sapore lo dà anche il fondo. E verso la fine inseriremo le punte, che rimangono intere, in bella vista al nostro risultato finale. A tra poco. Altro giro, altra canzone. Prendi la strada, Vasco Rossi. Non poteva mancare il grande Vasco. Siamo a metà cottura del riso. Non ho detto una cosa importante: il brodo, il fondo, va inserito piano piano, e pian piano lo facciamo assorbire.
Molti ritengono che invece andrebbe coperto con il fondo bollente e lasciato cuocere così tranquillamente. Però in questo modo la cremosità diventa migliore. Una cosa importante, il brodo, il fondo, deve bollire sempre, perché se non bolle, se è basso di temperatura, andiamo a bloccare la cottura del riso ogni volta e quindi il nostro riso scuoce. Quindi riso bollente, fondo bollente, metà cottura, inseriamo i pezzettini di asparago, lasciando la parte ancora un attimo da tanto. E intanto la scocchiamo. Beh, a questo punto una canzone vorrei consigliarla anch'io. Come Together dei Beatles. E con questa canzone bella tosta siamo arrivati alla mantecatura del riso. Il riso è al dente, nel frattempo io avevo inserito anche le punte di asparago. Spengo a questo punto anche il brodo del fondo perché non serve più che bolla, quindi ci sentiamo meglio. Questo è il riso prima di mantecare, prima di essere mantecato, è un riso abbastanza slegato. Noi andremo a legarlo adesso con la mantecatura. Mantecatura che viene fatta con del parmigiano, con dello stracchino. Sapete perché si chiama stracchino? Perché le mucche venivano munte al termine del pascolo e quindi erano stracche, e per questo motivo l'hanno chiamato stracchino, perché è un formaggio che ha una consistenza, un formaggio fresco ovviamente, che ha una consistenza un po' più particolare. Allora, inseriamo lo stracchino e lo facciamo sciogliere pian piano, metà circa di 80 grammi. Il parmigiano, ma soprattutto il burro, guardate dove il burro è nel mio frigo. Perché nel mio frigo? Perché il burro è un altro di quei trucchetti che vanno implementato la mia ricetta, diciamo così. Il burro deve essere freddo perché abbiamo spento il riso e il burro inserito freddo, così come lo stracchino ovviamente, dà lo shock termico, cioè blocca la cottura del riso. A questo punto facciamo sciogliere un attimo il burro e lo stracchino che abbiamo messo nel nostro riso agli asparagi. Ricordo che la fiamma è spenta, quindi a questo punto la cottura viene fermata. E dobbiamo fare acquisire la cremosità al nostro riso. Questo è importante, nel senso che ci sono i forelli, e anche questo è importante. Inseriamo il parmigiano, che io ho grattugiato in maniera abbastanza grossa, intanto a sciogliersi, e continuiamo la nostra mantecatura, quindi girando sempre, girando continuamente il nostro riso. Dobbiamo creare l'onda. L'onda sarebbe questa, però qua è difficile perché se il fornello che mi impedisce il movimento con il braccio. Il riso viene mantecato e acquisisce una certa cremosità. Intanto i Beatles. James Taylor, You Got a Friend, per terminare questa ricetta in musica in cucina. Il riso agli asparagi e crescenza, lo stracchino è pronto, mantecato, al dente e molto cremoso. Andiamo a impiattare. Mettiamo la parte al centro, dose giusta, anche generosa. Dopodiché prendiamo il piatto e andiamo a picchiare sulla parte sopra il piatto in modo da riempire la parte centrale del piatto. Io per guarnire questo piatto ho pensato a diverse cose. Innanzitutto una spolveratina di pepe che non ci basta. Dopodiché la mia crema d'asparago che ho fatto prima. Andrò a disporla nel piatto in maniera così, come mi viene. Andremo ad amplificare il sapore dell'asparago nel piatto. Quindi, per dare una parte acida, l'importante è appunto avere diversi componenti che siano nel piatto, una parte croccante, una parte meno croccante, una parte acida, una parte dolciastra. Per dare la parte più acida io utilizzo la buccia di un agrume. Potete usare l'arancia, potete usare qualsiasi altro tipo di agrume, magari il limone è un po' troppo forte. Io utilizzo questo lime che con il microflame vado a grattugiare direttamente sul piatto. Il profumo si sprigiona già nel momento in cui grattugio la buccia, la zesta di questo agrume, perché sono gli oli essenziali che si librano nell'aria. Se lo facessimo cuocere, gli oli essenziali non darebbero più la loro parte migliore. Dopo aver messo la zesta del mio agrume, io ho deciso, visto che finalmente ho trovato le erbe aromatiche, facevo fatica a trovare, di mettere
due ragnetti tipo questo modo. Ricordatevi un'altra cosa: tutto quello che va nel piatto va mangiato, quindi qualsiasi decorazione non ci può mettere qualsiasi altra cosa che non sia commestibile. Quindi le mie due foglioline, diciamo, due ragnetti di timo e questa ciandina che ho fatto con le porgine. Buona Pasqua e buon appetito a tutti. To see you again. Winter, spring, summer or fall. Really all you gotta do is call on me now. And I'll be there, yeah, yes, I'll be there.